Andai, che non mi tocca da sì, a gusto. Già la volta, ma prima di vado. Tocca a voi. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Matteo. Fisso. Ed egli aggiunse, ma che male ha fatto? Essi allora urlarono, sia crocifisso. Allora rilasciò loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati. E noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello. Pietra del lungo si divide come di metà, divino verso il lotta. Calvato nel suo cuore, sì, accumulando vari pensieri, e ora mi gridano contro. E forse non si spiega tutto, ma se... Terza stazione, Gesù cade la prima volta. Stai. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E la tua santa croce viene tutto il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite, discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Benediciamo, perché la tua santa croce è il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e disse a Maria, sua madre, ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. E come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori.
Adoriamo Cristo e ti benediciamo. E con la tua santa croce dentro al mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava. Un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Sesta stazione, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo nessuna stima. Eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Gesù, una donna che non ti conosceva ha avuto pietà del tuo dolore. Ha sfidato la ferocia dei soldati ed è venuta ad asciugarti il volto bagnato di sangue e di sudore. Settima stazione, Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Matteo. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.